Per incomincia è già a metà dell'opera per Copenaghen e Red Bull. Oggi vincere è un diktat per partire col verso giusto. Buonasera da Riccardo Lazzarella e benvenuti alla prima giornata della Serie B della Lega per la mia impressione, ma sarà comunque il capitano per Copenaghen, Barbaro De Bellis. Ancora Barbaro, può calciare Barbaro! Contra la rete dalla parte sbagliata, ma primo guizzo del numero 11, Barbaro. Recupera Lumina, tiene anche in campo, bella, ma poi spazza via, la recupera Modena. Addirittura si era appena a prendere 10 centrocampo. C'è Turchi, Turchi, sul porto contro la supera Colana, Turchi! E il primo gol della Lega per play, lo segna Turchi, 1-0 per il Copenaghen. De Bellis, stessa super, stiamo la manda definitivamente a bar, De Bellis, concentrarsi, serve Modena, Modeo! Eccolo, il primo gol anche della Lega di Amodeo, e sono 2-0. Poi trascorso delicata Lucchese per Lucchese, la diventa il gol del numero 6, Enrico Lucchese, e il suo è il primo gol del Red Bull Crotone che riapre una partita. Fiorenzoni ci sono ragazzi che conosco, quindi sì. Punta e super. Che già conosco, sempre Lucchese, Lucchese è convertito a Bell'Uomo che fa una super parata e Lucchese è vicino alla doppietta personale, è al 2-2. Giusto. Ancora il corner. Smiraglia. Serve la licata e si gira bene e fa tremare il palo di Bell'Uomo, ancora vicino al 2-2 il Red Bull Crotone. Lumia. Non mi posso vedere niente, è arrivato l'altro lato. Bellinati! Un'azione perfetta del Red Bull Crotone che pareggiano su un grande assist Lumia, il gol di Bellinati! Bellinati! Questa prima ricata inserito benissimo, ancora però Lumia, Lumia e mezzo per la ricata! La rivolta è completata momentaneamente, la ricata, ma che triangolo! Bellinati, Lumia, la ricata, 3-2! Calendario. La staccia entra, praticamente si fa rincorrere da una persona, Modeo mette in mezzo il palo, ferma il pareggio, ma partita davvero straordinaria questa, due attacchi bellissimi, si conoscono molto bene e quindi giocano molto bene. Tento il suo capista, ringrazia e ricambia. Ancora Barbaro, prima fascia, Barbaro può calciare, Barbaro! E chi se no, mancava la sua firma, Federico Barbaro, 3-3, tutto al pareggio. Le 3 ci sono, le 3 ci sono, 12 ci sono. Vassallo, può calciare Vassallo dal centro, quello che vuole, Vassallo! Grandissimo gol di Vassallo e di nuovo avanti Red Bull Crotone con Vassallo! Non è stata la, può mettere in mezzo, cioè Modeo può ricevere, invece si inserisce Barbaro! Che alza troppo il corpo, la palla si alza di quel tanto che non basta al pareggio dei Scopenaghi. Barbaro può calciare! Sono notevolmente distante, ma bravo Colonna a intuire che la palla sta finendo in porta e mettere in calcio d'angolo con il guantone. De Bellis. Passa lo mezzo per la licata! Che si è intrito col tempo perfetto, ma la palla si ferma sulla traversa e nega il gol del 5-3. Ma nessuno in mezzo, allora Smiraglia di parte, in velocità. Smiraglia può calciare di sinistro, Smiraglia! Super gol di Smiraglia e con numero 10 fa il gol del 5-3. Grandissimo, giocata per De Bellis, De Bellis è tutto un altro, ancora De Bellis, può calciare De Bellis in mezzo per Turchi, Turchi ancora per Amodeo, ma che parata ha fatto Vincenzo Colonna Romano che salva il match sinora, ancora De Bellis, non molla Colonna che parla tre volte il pallone. Bravo Enrico ad anticipare tutti, Enrico Lucchese, c'è Paolo, Enrico Lucchese che chiude la partita, un grandissimo sombrero a Bell'Uomo e fa gol del 3-3, Enrico Lucchese. Pure in campo, si interce Lucchese, dimenticato da De Bellis, ancora Vassallo, sta centrando quello che vuole, può servire Lucchese che si è allargato sulla sinistra, ancora Vassallo, soprattutto la colonna, Vassallo! Ed è doppietta anche per lui, ed è game over per gli Copenaghen, 7-3. Vuole l'otto, dai, l'otto, dai. Barbaro, finta sui punti, Barbaro, Barbaro! Bello, bello. Non è mai finita, sei Barbaro in avanti, 7-4. Che è ragazzi, 8-8, guardate Lucca sopra. De Bellis, nessuno, occhio, messo giù. Barbaro, anzi Turchio su
sta vincendo con la Roma, un calcio di rigore per gli Copenaghen che possono passare adesso sul 5-7. E mancano pochi minuti. La dischetta il capitano De Bellis contro Colonna. Va De Bellis! Schiatta Colonna e fa il gol del 5-7. Come si chiama De Bellis? Come si chiama? Bravo, bella scivolata a chiudere la strada a Vassallo. Turco. Non la sto in campo. E allora Rosario Calipo dice che può bastare così. Vincono il Red Bull e Crotone, la prima partita della Serie B contro degli Copenaghen, che sono partiti bene ma hanno concluso un po' peggio la prima giornata.